My dear, the forecast ain't clear, so will you please light my way and leave old man sleigh. Say, Rudolph, my friend, once more will you. Ma una soluzione alla vita e ai casi della vita c'è sempre. Lubrifica, sblocca, elimina cigolini, protegge dall'umidità. Abbondiamo, abbondiamo ragazzi. E dopo 3, massimo 4 minuti, non dico niente, te lo faccio sentire. O meglio, cosa vuoi sentire? La magia, 1, 2, non c'è più il cigolio, e voilà. Poi dici che i prodotti italiani, sono buoni, soprattutto quelli della Svitol, sono prodotti buoni. Ciao. Anche perché non avrei mai proposto a voi un prodotto che non lo è. E qui voglio aprire e chiudere una parentesi, ragazzi, di un commento che mi è stato inviato gentilmente su Officina del Pilota un mese fa, di un tipo che mi dice che si è disiscritto dal canale perché ci sono troppe pubblicità e troppi contenuti a pagamento. Io in un anno ho fatto 100 video, di cui 3 con contenuti a pagamento. Ed è un po' ridicola come questa cosa, anche perché la settimana dopo è rientrato sul canale dicendo: mi sono disiscritto, sono sempre io quello che si è disiscritto, però li vedo con piacere ogni tanto i tuoi video. Vabbè, in ogni caso raga, qui in questo canale io ho sempre voluto sincerità, zero ipocrisia, zero marchette. Se vi propongo un prodotto è perché prima l'ho provato e ho notato che è valido e che è utile per quello che faccio io nella mia officina e che possa essere anche nella vostra, nel vostro garage, nel vostro laboratorio. Tra l'altro, nelle promozioni che io faccio ricevo dei soldi, è ovvio, è classica, è normale, è una cosa abbastanza scontata e banale da capire. Come avrete notato, io ho aumentato i video, ne faccio più a settimana. Prima ne facevo una a settimana, adesso ne faccio 2, 3, 4, settimana scorsa anche 5. Per fare questi video io spendo sempre dei soldi, è normale, mi muovo avanti e indietro con la macchina, compro la attrezzatura, ho comprato la macchina fotografica, il computer, eccetera eccetera. Inutile dire anche le ore di lavoro che spendo qui dietro, ne abbiamo già parlato. E quindi questi soldi servono per sponsorizzare Matteo e Officina del Pilota a fare più video. Google AdSense a fine mese mi paga molto poco, ne parleremo anche di questo se ne avete voglia, perché il mio canale è in crescita e ancora non posso assolutamente sostenermi né io né la mia famiglia né le persone che collaborano con me, zero in assoluto. Quindi quando io ricevo una sponsorizzazione di un'azienda grande tipo Ericsson's, quindi Svitol e Fulcron, che crede in me, che vuole che produco dei contenuti per far vedere i loro prodotti, non ci vedo niente di male nel fare dei video pubblicitari per loro. E poi, se i video sono così anche divertenti, io penso che, uno, il tempo lo passa. Il video della domenica rimane lì. Durante la settimana faccio vari vlog su BMW Z3, sul generale lì, su tutto quello che ti pare. Se ti inserisco durante la settimana un contenuto del genere e anche ti faccio vedere come sono io, il dietro le quinte di Matteo, e sono sincero, io penso che uno dovrebbe un po' apprezzare, invece no, c'è chi non lo ama. Però il mondo è bello perché è vario, siamo tutti un po' diversi. Chiusa la parentesi polemica si fa per dire, raga, cioè zero polemica. In questo vlog, appunto, il nono, entro anche da Officine Cubo, dove vado a lucidare degli scarichi cromati. Il prodotto che utilizzo, Svitol, lucida in maniera eccellente gli scarichi cromati. Vi faccio vedere. E anche qui, ovviamente, perché non promuovere un prodotto che ti fa brillare gli scarichi? Cioè, è da paura. Sei un grande spruzzatore. È pieno di scarichi, ragazzi, qui, tutti cromati, adesso li pulisco tutti. Bello.
Che rido però l'intro con la porta che ci volava. Era un rumore veramente sinistro. Due spruzzate di Svitol e passa la paura. I love Svitol. Ciao.